Siamo tornati! Pensavate, Sì. Ma dove sono? Ma com'è che non esce niente? Cos'è successo? Ma perché oggi? Cosa sta succedendo? Come va intanto? Bene, dai. E realmente non ci sentiamo da prima delle vacanze? È un po', sì. Non ci siamo sentiti molto queste vacanze, volutamente. Però ci sta il detox tra noi due, secondo me, ogni tanto. Tra persone. Perché è bello poi rivedersi, hai tante cose da raccontarti. Invece se siamo nella modalità tutti i giorni, come quando siamo in... Però scusami, a... Far quella cosa così combinato a metà gennaio non si fa, non possiamo farla, no. Neanche gli auguri si fanno più. Ma no. Io però voglio sapere cosa hai fatto, no? Ma io ho tentato invano di riposarmi, invece mi sono incasinato la testa e quindi così. Scusa, ma perché fai tante cose, sì, e passi il tempo a lamentarti che fai tante cose? C'è qualcosa che non torna, cioè sei tu il tuo capo, eh? Ah, madonna, che scognamiglio aggressivo, sei tu il tuo capo, you're the fucking boss, bitch. Ti metto in faccia la realtà subito a metà gennaio. No, ma hai ragione, il problema del mio boss è che non riesco a controllarlo, non è facile controllare il proprio boss. Comunque, spieghiamo un po' di cose, perché insomma è mercoledì, lunedì, martedì non è uscito niente. Allora, è mercoledì, siamo già quasi oltre la metà di gennaio. Siamo qui perché? Perché questo è un podcast, si chiama Hacking Creativity, questo magari lo sapranno le persone che ci ascoltano. Ah già, questo lo dicevamo una volta. Quindi andiamo veloci, perché sennò poi la gente si annoia, giustamente. Non è un daily oggi, eh? No, non è un daily. Poi prendetela comoda, eh. Però abbiamo fatto anche un sondaggio, questo lo possiamo dire. Abbiamo fatto un sondaggio all'interno della nostra community e abbiamo detto, ma... ragazze e ragazzi, ma voi cosa preferite? Che continuiamo con il daily? Che facciamo la puntata classica vecchia ogni mercoledì? Che facciamo un mix delle due cose? No, eravamo in dubbio tra tornare come una volta alla settimana, sì, o continuare con il daily, che è bello ma ha una pecca, che è tutti i giorni, che è un casino. No, è un casino perché abbiamo vite complesse. Non è che abbandoniamo, no. Magari in questo periodo dell'anno riattiviamo, scolleghiamo, però ci sembrava un po' poco fare uno alla settimana, c'eravamo anche abituati noi a essere un po' sì. A buffoni. Credo che possiamo dire che proviamo mercoledì una puntata cicciona e il venerdì una puntata più leggera, sì, per il weekend magari, e per il momento ci attestiamo su un ritmo di questo tipo, poi vediamo, perché avete dei piccoli buchi nella settimana in cui non ci siamo, però vabbè, potete sicuramente farne a meno. Sì. Sicuramente non andare ad ascoltare altri podcast, quello no, quello non si fa. No, figurati. Partiamo con un link, però un link classic, quindi un link un po' più rilassato, ci prendiamo un po' di tempo per discutere delle cose, non abbiamo i 10 minuti del daily che sono lì a pressarci. Parto io? Sì. Vabbè, io parto con uno dei miei link classici, cioè le liste. Mamma mia, che belle che sono le liste. 821 sarà robe sul buoni propositi? Spero di no. No, visto che sebbene in ritardo, secondo me è importante chiudere con il passato del 2023, però non è andata sempre solo male. Per cui questo link si chiama 66 belle e buone storie, storie positive che sono successe nel 2023 e che sicuramente voi non avete sentito. Praticamente negli ultimi due anni, 2022-2023, abbiamo praticamente, come esseri umani, raddoppiato la quantità di pannelli solari installati. Tanta roba, nel senso che sappiamo che il climate change è un gran casino, però non ci sono solo notizie negative. Tra l'altro in questo articolo sul climate change in generale ce ne sono tantissime di buone notizie. Ne ho isolata una, questa, perché mi ha molto stupito, perché effettivamente negli ultimi 18 mesi più o meno c'è stato un incremento del 42%, quindi quasi un raddoppio, tanta roba. La seconda che mi ha colpito è che, nonostante pandemia eccetera eccetera, il rate dei suicidi sta andando sempre più giù, quindi diminuiscono i suicidi nel mondo. Ci sono delle cause? No. In realtà in questa notizia lo dice, perché dice che probabilmente è grazie al fatto che il livello degli standard della vita si sta sempre alzando di più, le persone tendono in qualche modo a non terminare la propria vita. Ci sono questi due estremi, no? C'è chi è in estrema povertà e quindi ha un grosso problema, e chi nelle civiltà quelle un pochino più ricche ha il problema opposto, che è talmente, no, si crea tutto altro tipo di problemi, mettiamola così. L'ultimo, questo mi ha colpito tantissimo, che questa ricerca olandese praticamente ha fatto 20.000 misurazioni all'interno degli oceani del mondo, e c'è molta meno plastica di quello che pensiamo nel mare. C'è molta meno plastica di quella che... Sì, di quella che pensavamo ci fosse, e quindi buttiamone ancora a sto punto, no? Sai che parlando di plastica,
che volevo parlarne dopo, ma lo tiro fuori subito, c'è un buon link. Bello. Consiglio di un podcast che sto ascoltando, cioè ho già ascoltato la prima stagione, sono la seconda, italiano tra l'altro, Super Crash. Mi chiamo Marco Storri, sono un imprenditore di Bologna. Nel 2007 ho creato una startup per fare bioplastiche. Da sempre l'unicorno è l'animale preferito dai sognatori. È un podcast di Will scritto da un amico che si chiama Fabio Ragazzo. Oh yeah. Ciao Fabio, come va? Bellissimo. No, allora, il podcast ha quest'idea di raccontare storie di aziende, imprese italiane che seguono quello schema che ben conosci della salita verso il successo, verso l'alto, incredibile, velocissima, pazzesca, come diresti tu, e poi una boom, caduta vertiginosa fino a un grosso fallimento, no? Ha individuato, sono due stagioni, ogni stagione ha tipo 6-8 puntate, per cui non è quello, uno di quei podcast che ha una ogni puntata una storia diversa, ma anzi c'è una narrativa su queste, okay, questi due casi che hanno trattato. E nel primo c'era la storia di questo Bio-On. Sì, me la ricordo. Abbiamo preparato una presentazione che nell'arco di un minuto doveva assumere la nostra storia. Ho visto le prime quattro persone di Apple che mi guardavano coi lucciconi e mi hanno detto: ma voi siete come noi una volta. Startup bolognese che sostanzialmente scopre questo brevetto alle Hawaii da uno studioso, sì, sì, di, sì, una bioplastica naturale, innovativa, insomma il segreto, no, per risolvere quel problema lì. Il sacro graal. Cresce, diventa unicorno, vuol dire che è una delle pochissime aziende italiane a essere valutate oltre miliardo. Poi per vari motivi crolla, ma crolla tanto, si schianta al terreno, no? Quindi questa è la prima stagione, molto bello, consigliato. Ma ti parlo della seconda che è appena uscita, non so se l'hai notato, si parla di questo personaggio che io non conoscevo. Io lo conoscevo invece. Virgilio De Giovanni. Io lo conoscevo. Tu lo conoscevi? Avevo seguito molto la sua ascesa. Vuoi raccontare tu chi è? Poi adesso dico i dettagli del podcast. Siamo arrivati al primo consiglio per aiutarvi ad arrivare dove voi volete, alla vostra vetta, la scala massima dei bisogni che vi siete scritti su un foglio. Ma lui ha fondato Millionaire, che però, diciamo, io ricordo perché a quell'epoca l'acquistavo. Anni 90 era, no? Sì, 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 sì. Evidentemente il mio, diciamo, nascente spirito imprenditoriale del Nord-Est era comunque l'unica rivista che parlava di quel tipo di storie lì. Sì, di chi poteva fare impresa, però senza grandissimi capitali poteva avere l'illusione di farcela, per tutti noi, no? C'erano tante storie di piccoli e medi, grandi anche imprenditori, no? E poi c'era un terzo di Millionaire e erano tutte queste schede sul franchising, perché era l'epoca del franchising, ricordo questo. A me quella parte mi annoiava, mi piaceva molto la parte iniziale. E poi a un certo punto ha fatto uno switch e ha lanciato una sorta di membership / multilevel marketing. Tipo delle card, tipo cashback, era una sorta. Sì, bravo, bravo, una cosa del genere. Ma la chiave sua, che vabbè è un personaggio, poi lo scoprirete nel podcast, un po' berlusconiano, non in termini politici, ma in termini di atteggiamento, di vendita, faceva i palazzetti, non so, perché di Milano lo conosce, il Forum d'Assago, dove fanno i concerti Coldplay, lo riempiva di, sì, venditori del suo network che pompava con queste convention, no? Aveva, quindi c'era lui, questa rivista, e questa marea di venditori, venditrice sotto di lui che erano pronti, insomma, a vendere qualsiasi cosa, no? Da Infostrada, a un certo punto iniziò a vendere i primi contratti quando è arrivato Infostrada in Italia, a macchine, a queste card. Bel personaggio particolare. Io mi sono segnato due cose che mi hanno colpito. Allora, Millionaire, appunto hai detto tu, fonda questa rivista. Attenzione al dettaglio: all'inizio andava dagli edicolanti, sì, uno a uno, quanti più poteva, a portare dei regali per far mettere la sua rivista davanti alle altre, quindi andava proprio personalmente alle edicole. Poi diventa mainstream, centinaia di migliaia di lettori, e attraverso i lettori utilizza la rivista per trovare questi venditori. Questo è un tema interessante, cioè usa quel pubblico per trovare venditori. A un certo punto, e qua possiamo insomma immedesimarci nel periodo attuale, arriva internet, che all'inizio ricordiamo era una cosa poco user friendly. Sì, c'era il browser, ma insomma non funzionava tanto bene. E qual era il problema? Che il computer costava tanto, costava tipo 3 milioni di lire. Ok. La TV invece costava 300.000 lire, cioè una cosa che infatti c'era in tutte le case. E lui fa questo collegamento, dice: crea una sorta di decoder che tu ti attacchi al televisore, con cui, oh, puoi navigare in internet da casa. Cioè questa illuminazione. Questo non me lo ricordavo. Avantissimo. Infatti, no, la storia del podcast è su questo Freedom Land, l'ha chiamato, questo
Negli anni 90 internet è appena entrato nelle nostre vite e in pochi in Italia hanno già capito quanto sarebbe stato rivoluzionario. Mi hai sbloccato il ricordo, come si dice, Freedom Land, che però è un po' simile alla situazione in cui ci troviamo adesso, che ci sono queste rivoluzioni e devi inventarti delle cose. Sai che in tanti adesso stanno provando a sviluppare l'aggeggino, il dispositivo per utilizzare l'intelligenza artificiale, cioè è un po' un momento in cui c'è una roba che si sta sviluppando, l'intelligenza artificiale, come era una volta internet, e c'è questa corsa a vedere chi è il primo che trova la chiave giusta per, no, interfacciarsi a questa cosa. Se hai visto questo rabbit, no, questo piccolo aggeggino. For example, if I want to plan a trip to London, I can just describe what I wish in full. Exploring ticketing options to make your trip a reality. For your trip, I found various flight options, a range of hotels to choose from, and car rentals available. I have prepared a detailed travel plan for your trip. Please take a look at it and let me know what you think. Sorta di Zapier, però fisico, no? Che invece di darti solo risposte fa proprio delle azioni. Adesso non approfondiamo, magari lo facciamo un'altra volta. Però mi dai anche qui il link per un'altra cosa, no? È vero che tutti stanno cercando come in qualche modo monetizzare anche tutta questa rivoluzione dell'AI. Una cosa che ho letto oggi mi ha molto colpito è che hanno inventato il primo binocolo che automaticamente, grazie all'AI, può identificare 9.000 uccelli diversi. Il bello del birdwatching è che tu guardi, cerchi di capire chissà che specie è. Ciao, stai guardando un fagiano reale. E allora che divertimento c'è? Nel senso che... No, però questo mi dà il link anche ad un'altra altri due link in realtà. Uno velocissimo e uno che sono sicuro che hai letto anche tu, perché conoscendoti. Allora, il primo è una cartella drive in realtà che ho trovato su internet. Ah sì sì, sembrava un leak, sembrava tipo... Sì. Adesso poi mi spieghi cos'è. E guarda, è molto semplice, si chiama Trends 2024, tanto trovate tutti i link sempre negli appunti, sono gratuiti, iscrivetevi. Ed è praticamente una raccolta di decine e decine di PDF con tutti i vari report dei trend del 2024. Farvi un esempio che l'ho aperto, cioè questa cartella drive, non so, YouTube, che a fine 2023, un po' per tirare le somme, un po' anche un oggetto per promuoversi, tanti lo fanno, dice: ti riassumo cosa è successo come trend durante quest'anno e faccio delle previsioni per il 2024. Esattamente. Ma ce ne sono centinaia, cioè il trend, il report di YouTube, We Are Social, Unicef, ho trovato alcuni che so, Deliveroo sul cibo, TikTok ovviamente, ce ne sono una marea, sono belli. Io un po' l'ho spulciati, non so se anche te hai... È interessante secondo me vedere quante entità diverse beccano lo stesso trend, perché effettivamente è come se si accendessero delle lucine, no? Quindi forse la cosa migliore da fare, sai quale sarebbe? Scaricarli tutti, creare un GPT con ChatGPT e digli: mi dici quali sono i trend più ricorrenti? Ah, vedi, subito pensi a queste cose. Io un po' l'ho letti. Vabbè, anche tu ancora che leggi. Nel 2024 si ribalta tutto, cioè tu leggi e io ormai non leggo più. Mi ha colpito più che c'è anche Strava, ad esempio, sugli sport. Ah, è vero, sì. Sport più popolare? No, non lo so. Qual è? Corsa. Ah, beh, sì, era un po' stupido, potevo arrivarci. Però ti dice anche il report: chi pedala di più in base alle generazioni? E i boomer pedalano di più di quelli più giovani. Sicuro, certo. Perché sono quel momento in cui devono, insomma, ripigliarsi. Ma anche perché hanno la bicicletta da 6.000 euro, quindi dici di usarla. No, e poi non so se è vero, però probabilmente questo è un po' leakato, come si dice, un po' rubacchiato. C'è un Excel di Netflix su What We Watch Engagement Report. È ufficiale, ufficiale. Sono stati costretti a è farlo. È ufficiale, sì, sì, ma sì. L'hanno pubblicato. Ogni 6 mesi adesso lo devono pubblicare. Ah, non lo sapevo. Quindi sì, la sì, serie sì, più vista globalmente da gennaio a giugno 2023, sai qual è? No, non ricordo il nome, però li ho studiati quei dati, perché The Night Agent. The FBI is the United States premier law enforcement agency. Poi c'è Ginny e Georgia. I finally understand why George is always running. The Glory. Mercoledì. Miss Adams, you certainly had a very interesting educational journey. Quindi adesso dicono quanto vanno le serie. Sì, il numero di milioni di ore. Sì, sì, milioni sì, di ore. Cioè lo usi per capire cosa funziona alla fine. Io non l'avrei mai detto che è una serie carina, ma di un tizio che nella FBI o CIA sta a un telefono di notte a cui non chiama nessuno, invece un giorno qualcuno chiama e parte una missione. Have you ever heard of Night Action?
is a top secret investigative program within the FBI. No, guarda, ho letto dei commenti di alcuni miei colleghi proprio che hanno fatto questo ragionamento dicendo ok, guardiamoci la serie più vista, no? Perché evidentemente uno fa questo mestiere, se la guarda, e tutti quanti effettivamente dicevano cioè è una brutta soap. Come mai la più vista? Cosa... Probabilmente proprio perché avrà, come dire, dal punto di vista, toccherà tutti i vari touch point, no, di comfort delle persone che cercano da quelle, di quel tipo di storie, quel tipo di emozioni blande, perché di questo parlerei. È un po' una zona di comfort dove ti siedi sulla sera sul divano e dici ci guardiamo un thriller che però non deve essere una cosa troppo, non deve essere una cosa troppo poco, cioè, non è tipo quello che ho visto ieri. Cosa hai visto ieri? L'aereo non si vede. Se volassero sopra di noi non ci vedrebbero. Che succede quando il mondo ti abbandona? Aiuto! Dei tizi che... il disastro aereo lì in Uruguay. No, per favore. No, cioè, aspetta, due cose veloci. Non dire che si sono mangiati. No, per te sceneggiatore. No, ma sto male. Allora, la Società della Neve si chiama. Classico, no? Passano le montagne, l'aereo, insomma, in questi anni 70, l'aereo si rompe il motore, cadono giù, finiscono nel nulla, nella neve. Combaciavano tante cose, le robe che mi piacciono, no? Cioè l'avventura, la montagna, disastro aereo non ho, non ho una passione particolare, però un po' di, insomma, movimento lo possiamo mettere. Poi storia vera, mi interessava questa roba qua. Sì. Ecco, quando iniziano a mangiarsi gli amici... No... Lì iniziano a entrare cannibali, che però erano quasi tutti amici su quel volo. Iniziano a mangiarsi gli amici morti, e lì un po' ho detto, ah caspita però... è vero? C'era un punto che non avevo considerato, però vabbè, insomma. Oh, ma quanto è buona la tibia del Franco, eh? Cazzo. Però è bello vedere, cioè bello, non è bello, però dico, ti attrae vedere il classico cosa succederebbe se, sì, ti medesimi del cosa farei in una situazione drammatica in cui non c'è nessuno, sono per due mesi nel nulla, al freddo, senza niente, sto morendo. Cioè, no, è bello perché ti chiedi continuamente: io cosa farei con la situazione? Lascerei morire, probabilmente. Ma, cioè, no. Andrei... ma sì, non, cioè, non potrei mangiare. Scriveresti un libro, dici: metti che mi salvo sulla neve, sperando che non si sciolga mai, tipo, che si ricordi tutto. Volevo chiudere semplicemente questa cosa dei trend, che mettiamo un altro link, non ci andiamo dentro, dove c'è una sorta di riassuntone, è un post del LinkedIn lunghissimo che si chiama 50 Technology Trends for 2024 e secondo me scorretelo perché ci sono un sacco di cose interessanti. Se volete ne dico una a caso, che si chiama Kidult Toys Will Become a Thing. Kidult? Kidult Toys. Sono dei giochi, proprio quelli per bambini, che per in realtà sono pensati anche per gli adulti, perché il senso della ricerca è: gli adulti stanno sempre posticipando di più l'ingresso nel mondo dei grandi, si confinano per non affrontare il mondo nella nostalgia, e quindi c'è un grande acquisto da parte degli adulti di giocattoli, cioè delle Barbie, delle cose eccetera, e quindi questa diventerà, cioè è una cosa che però non hanno una sembianza di un gioco da bambino, o è qualcosa di diverso? No, è proprio, cioè io giocavo con questo, me lo vado a ricomprare. Ah ok, vabbè, ma è un... ti ricompri quelle cose lì, cioè, è un trend, non è un... No, è un trend. Se vuoi una roba nuova, ad esempio qui prevedono che ci sarà un fiorire pazzesco di presentatori, soprattutto di news, totalmente fatti con l'AI. Quello proprio, cioè news anchors. A me basta che rimane la maratona di Mentana, poi sono tranquillo. AI Mentana si diventerà una cosa del genere. No, non è possibile sostituirlo. Senti un po', allora, parliamo della nostra community, ti va? Perché ci sono delle novità. Quali sono le novità? Le novità sono che ci siamo inventati questa cosa, cioè abbiamo organizzato, stiamo organizzando per tutto il 2024 dei webinar fatti dalla community per la community. Faccio degli esempi. Abbiamo fatto una call to action, hanno risposto in tantissimi, ne abbiamo già una ventina prenotati. Vi dico un po' di titoli. Allora, Second Brain, educazione finanziaria, architettura e design di interni, come realizzare un escape room, il design system, il mindset agile o agile, chi lo sa, lo yoga della risata, fundraising per progetti creativi, gli OKR, l'uso della bicicletta, questo è interessante, le routine creative, archetypal branding, l'arte di correre, self mapping, pubblicità pay per click, molto tecnico, organizzazione e creatività, come pubblicare un libro in Italia nel 2024. Per cui è inutile fare una CTA invogliando le persone, è molto semplice qui. Volete partecipare a questi webinar, volete proporne anche voi per la community e in qualche modo arricchire
arricchire e arricchirvi? Entrate anche voi. No, però sai, interessante questi webinar, perché oltre a partecipare a questi webinar e imparare una cosa nuova che ci sta, sono, rispetto ad andare su YouTube e cercare questa informazione, sono sempre un'occasione per conoscere altra gente. Puoi fare domande. Fare domande, no, ma anche conoscere altre persone che stanno ascoltando con te la stessa cosa, no? Si creano delle collaborazioni da noi che sono belle per quello. Insomma, impari, ma anche trovi magari una persona con cui fare un progetto, trovi uno che ti dà una mano, tu dai una mano a qualcuno. Veramente figo. Io non faccio niente, ovviamente. Non preoccuparti. No, però, esatto, se vi ricordate, no, anche quando ho dovuto fare il mio sito, e quindi è stata una call to action nella community. Cioè, quindi ci stanno nascendo tantissime... Dai, link in descrizione, date un occhio. Entrate, provate, vedete com'è. Poi... poi speriamo che, cioè, sai quegli abbonamenti che ti dimentichi di averli, ma tanto sono... Costa, no? Un poco. Sì, sì, ci sta, ci sta. Andiamo avanti. Io ho creato una teoria, eh. Io la teoria sinceramente la vorrei sentire, però magari prima voglio darti un trenino di link. Ti va? Un di quei, sai, un po' come una volta. C'è un link che non serve neanche che commentiamo, ma lo troverete negli appunti. Si chiama The Great Wall of Memes o Memes, ok? Niente da fare, andate lì e trovate un sacco di meme. Finita così. Il secondo, molto bello, si chiama cityhop.cafe. E potete farvi tutta una serie di camminate virtuali in giro per il mondo ascoltando musica. Bellissimo. Vi fate un giro del mondo senza problemi. Shortoftheweek.com. Trovate una serie di cortometraggi che io odio di solito, ma qui sono veramente molto belli. Well, the way I look at it is I don't have any vacation. I mean, you know, people come here for vacation, I don't. I come here to live my life. Ma chi è che fa ancora i cortometraggi e perché? Secondo me li fai perché se sei un apprendista regista, apprendista sceneggiatore, apprendista attore, è una sorta di showreel o comunque di curriculum ambulante, secondo me. Poi magari anche per i concorsi, le cose. No, allora, i due che mi interessa, di cui mi interessa parlare di più sono questo, che non so se tu me ne avevi già parlato una volta, quindi potrebbe anche essere riciclato, cioè WordPress. Avete presente la piattaforma che ospita quasi tutti i siti del pianeta? Offre un piano che dura 100 anni a $38,000. Aspetta, quanto fa all'anno? 100 anni è $380, credo. $380 che sono... sono 30 euro al mese. Però hai praticamente tutta la tua identità digitale per 100 anni. Se la giri al contrario paghi 30 euro al mese per 100 anni. Un po' più di Netflix. Un bel casino. No, nel senso, che ansia. Beh, loro partono dal contrario, no? Queste sono le regole psicologiche per vendere le cose, no? Se gli eredi, allora lei eredita poi una subscription di... Però di qui il ragionamento è interessante, secondo me, dal punto di vista del... Noi non pensiamo mai, quando facciamo le cose, 100 o più anni, o a 50 anni, o a 10 anni, o a 5 anni. E forse lì ci sono delle possibilità di business e di creatività inesplorate. Cioè, proviamo a fare un piccolo gioco creativo rapidissimo, un piccolo brainstorming. Cioè, prova a applicare questa idea degli 100 anni a qualcosa di esistente. Cioè, lo pagheresti un abbonamento Netflix per 100 anni? Evidentemente no. A meno che tu non lo voglia lasciare ai figli dei tuoi figli dei tuoi figli. Come se adesso io in questo momento ho già pagato in pieno, sto pagando un abbonamento da 100 anni di Blockbusters, no? Ah. Cioè, metti che l'hai sottoscritto, sai, 10 anni fa c'era, no? Sì, forse 15, però sì. No, ma sì, ancora sì. Pagare 90 anni di Blockbuster, ho già pagati magari 90 anni di Blockbuster che non esiste. WordPress fallisce, che succede di questi miei 38,000? L'hai già pagati, non lo so. Questo è anche interessante. Però effettivamente è più un discorso, forse, diciamo, abbiamo detto altre volte, di lascito, di, no? Sì, legacy. Tra l'altro, guarda, stavo leggendo un bel libro che mi ha mandato Tlon, editore, La fine della morte. Bel libro, vita eterna nell'era dell'intelligenza artificiale, che ti dice tutte le persone, storie varie di persone in giro per il mondo che stanno cercando di raggiungere l'immortalità con varie tecniche scientifiche. Sì, sì, sì. C'è Peter Thiel, quello, il fondatore di PayPal, eccetera, ha investito e si sta organizzando, ha investito perché gli interessa, in questo programma nuovo di ti congelano. Crio qualcosa che però non è più come nei film, si è fatto passi in avanti. E pare che ci siano delle basi scientifiche su questa cosa qua. Cioè, ti congelano e poi 500 anni scoprono il modo di scongelarti che non sei morto. Quindi nel dubbio. No, guarda, io ho visto un video di un influencer che faceva la simulazione di questa roba qua. E la cosa pazzesca è che si era truccata prima. Eh sì. Quindi era crio make up. Cacca.
cazzo. Siamo tornati con le battute 2024, ragazzi. Non riesco più a riprendermi adesso io, Dai, Cryo Make Up non era male. Senti, voglio sentire la tua teoria, anche se andiamo lunghi non mi interessa, la voglio sentire. Allora, grazie per la domanda. Mirko, per favore, applausi perché è appena salito sul palco Edoardo Scognamiglio. Grazie, grazie. Ma mi devo immaginare sul palco? Sì, sì, assolutamente. Okay, TEDx. Ma visto tu chi sei? Tipo Buon Compagni con Ambra? Tu mi parli nell'orecchio, sei quello... No, io sono l'organizzatore di questo TEDx audio e quindi tu sei l'ultimo ospite, sei l'ospite di punta e hai una nuova teoria, hai 600-700 persone che ti guardano. Se mi puoi presentare con dopo il grande successo di How is the New Why... Mirko, perdonami. Allora, Mirko, salgo sul palco io adesso, ok? Introducing Edoardo Scognamiglio, after the incredible success of How is the New Why, here it is with this new theory called... Simon Sinek, spostati! Called Simon Sinek, please move, Edoardo Scognamiglio. Allora, il nome non ce l'ho ancora. Sì, ma good evening, saluzza, si è appena sul palco, cioè, mamma mia ragazzi. Salve, sono sul palco, mi sono scordato, scusate. Salve, come va? Va bene. Eccoci, no, ma non farmi fare il pitch, no, ascolta il ragionamento. Si può chiamare Dual Path. Si può chiamare Converge Framework. Si può chiamare un passo avanti, un indietro framework. Il concetto è questo. Sai che io sto... tempo perso di notte, quando c'ho il tempo libero sto sviluppando la mia app. Aidrafter.com, link in descrizione. Ma forse ne svilupperò un'altra, non lo so. Vabbè, però mi è venuto in mente, non lo so. Però c'è un momento in queste app, io sono un rookie, un newbie. Però in tutte le cose, che sia un'app, che sia un libro, che sia un qualsiasi tipo di prodotto, sì, c'è il momento in cui operativo di progettazione e creazione di questo prodotto. Ok, prendiamo il libro che magari è più facile, può essere anche un'app. No, va bene l'app, dai. Dopo che hai l'idea, sì, ti viene spontaneo e c'è un sacco di energia magari e di entusiasmo nel creare questo prodotto perché è la tua invenzione, no? Chiaro. Arrivi magari a un certo punto, alla metà, all'inizio, all'80%, al 90%, che sei, sì, hai finito, magari inizi anche un po' a stancarti di creare questo romanzo, perché insomma sei lì da tanto, tu stai scrivendo il libro, lo sai, sì, sì, arrivi in fondo che sei un po' stanchino, ma lì, ma la partita non è finita, sei a metà strada, perché devi riscriverlo, trovare l'editore, devi promuoverlo, impagina, eccetera. Quindi tu devi guardare la vita, la progettazione di un prodotto con due estremi: l'inizio che è zero e non esiste niente, e la fine che è questo libro in edicola, finito. Se di solito tutti fanno un percorso da A a B, da 0 a 1, da sinistra a destra, io ti sto dicendo fai sempre un passo in avanti dall'estremo sinistro e un passo indietro dall'estremo destro. Ok. In modo tale che a un certo punto arrivi al centro che hai sia il libro finito, l'app finita, sì, ma hai anche già fatto tutto il lavoro commerciale, di marketing, comunicazione. Ok. Esempio? No, penso di aver capito. Posso fare io l'esempio così capiamo se ho capito? Vai, sì. Lo facciamo su una serie televisiva che è casa mia. Voglio fare una serie televisiva su due tizi che lasciano il loro lavoro per fondare un podcast sulla creatività. Comincio a scrivere, super entusiasmo, un'idea clamorosa. Scrivo le prime 10 pagine, concept, primo bootstrap, eccetera. Vado avanti, scrivo addirittura la sceneggiatura del pilot. A un certo punto mi fermo e dico, Madonna quanta strada c'ho davanti, devo convincere milioni di persone, devo trovare i soldi, deve girarla, montarla, eccetera, eccetera. Però aspetta, vado avanti e mi creo la locandina. Bravo. È così? Dal finale vai indietro. Mi creo la locandina. Fai un'azione in avanti, scrivi 10 pagine della sceneggiatura. Sì, sì, sì. E scrivi 10 mail a 10 produttori. Sì. Che magari è un'attività che fai alla fine quando è tutto pronto. No, mi piace molto. Mi piace molto perché? Perché io adesso in qualche modo un po' lo faccio, cioè il partire dalla locandina un po' lo faccio, perché aiuta adesso poi con le AI è molto più semplice, però aiuta veramente tanto, perché è come se ti appendessi davanti una cosa. Ma non è solo un discorso di vedere il risultato finale, è proprio di fare quegli sbattimenti che spesso sono decisivi, ti porti avanti su delle cose che succederanno, al modo tale che quando finisci di scrivere sto libro, sta sceneggiatura, hai finito di sviluppare quest'app, non sei stanco che devi riniziare da zero a fare tutt'altre attività. Guarda, però secondo me, diciamo, per orare la causa di
questa tua nuova tesi che ha bisogno di una teoria che ha bisogno di un nome chiaramente un pochino più commerciabile, sai che non è solo una questione di stanchezza, ma è anche una questione che queste attività vanno a migliorare il tuo prodotto. Ah, vero, sì, sì. Perché se tu già cominci a dire, ok, sto scrivendo la lettera alla mail al produttore, devi andare al sodo e scrivergli quale idea. Oppure dici, cazzo, sto scrivendo una storia che non funziona. Quindi va bene sì, sia sì. In caso di feedback positivo che in caso di feedback negativo. Devo capire chi sarà l'attore che magari vai dall'attore, l'attore ti dice io questa cosa non la farò mai, tu torni indietro e dici devo pensare a un altro e quell'altro funziona ancora meglio. Cioè è interessante anche per questa cosa qua. Quindi caro mio, dopo How is the new why, qui serve una idea tipo, c'era un produttore che mi diceva sempre, Federico tu hai un luminoso futuro alle spalle. Vabbè, ci ascolta tanta gente. Sì, sì, troviamo un nome, brainstorming del nome. Datemi un nome a questo nuovo libro, che è già speech, il secondo, cofanetto. Adesso uscirà. Puoi comprarlo dopo il primo, però, O anche in bundle, cioè. Un bundle, ma non è che puoi comprare il secondo e non hai ancora comprato il primo volume, hai capito? No, bisogna comprarli tutti e due. E tra l'altro usciranno nella nostra collana Honest Book, ricordiamolo, 100 pagine, noi non siamo gente alla Sine che scrive 300 pagine quando me ne basterebbero 5 di fax, per cui anche lì 100 pagine How is the new why, 100 pagine nuovo titolo che la community, gli ascoltatori di Hacking Creativity troveranno per noi. Va bene, senti, io ho un ultimissimo link di quelli che è un po', sai cosa sono? Un po' Favot old style, molto semplice, un po'... Un quadro un bellissimo quadro da ascoltare. No, è chiaramente un link visivo, però è proprio bello perché è un articolo del New York Times. New York Times ha questa cosa bella, vale, ragazzi, allora facciamo così, pagateli, consiglio, pagate l'abbonamento a New York Times, ci sono sempre delle offerte a 1 euro a settimana, cioè se andate specialmente per i non americani è un attimo, googlate New York Times abbonamento per poveri e viene fuori questa roba. Allora c'è questo articolo bellissimo che è corredato di foto straordinarie, direi incredibili, direi pazzesche, dal telescopio Webb, James Webb. Sono foto dello spazio, è una roba da commuoversi perché ti rendi conto veramente di quanto è vasto l'universo, di quanto siamo piccolini e di quante idee vi vengono fermandovi un secondo a guardare queste foto, perché sono clamorose, sembrano appunto fatte con l'intelligenza artificiale, sembrano assolutamente inventate da qualcuno che si inventa che cosa potrebbe essere lo spazio, in realtà è tutto vero ed è pazzesco pensare che esista questa roba qui. Sei d'accordo che anche se un link visivo ne valeva la pena? Beh, mazza che foto ragazzi. Puoi zoomare. Sì, sì, sì. Bello, in audio è pazzesco. Guarda, grazie per aver chiuso con questo link. Allora, tra l'altro stiamo ragionando di farlo video sto podcast, quindi magari la prossima volta... La bomba! Se mettiamo il video, non ti rompo più le balle, metti tutti sti cavolo di link, tutti che ti sei salvato, guardate che bello lì in alto a destra, così puoi fare sta roba, sei contento? Possiamo un minuto di silenzio per Mirko che dovrà montare eventualmente anche il video. Mirko, fai qualcosa, cioè convinci Edo a non fare questa cosa. Vabbè, l'hai buttata così, molto come fosse una... l'ha buttata così, non è che se succede poi commenteremo adesso tanto. Va bene. Dai, andiamo. Mi raccomando, ci vediamo venerdì. Cliccate su Buy Me a Coffee. Ciao. Ciao.